avevamo 20 anni e oltre il ponte che in mano nemica, vedevamo l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte. Ben ritrovati in questa nuova puntata di Avevamo 20 anni. Oggi iniziamo con un'intervista al dottor Ettore Brianti, il direttore sanitario dell'azienda USL, che ci parlerà dell'importanza della vaccinazione contro l'influenza. L'influenza rappresenta la terza causa di morte nei paesi industrializzati per malattie infettive. Quindi con il vaccino noi riusciamo a fare una prevenzione rispetto alle patologie croniche delle persone anziane e dei bambini con patologie appunto croniche. E questo ci evita davvero di andare incontro a situazioni che sono sottovalutate rispetto a quello che uno può identificare come patologia infettiva minore, ma che in effetti determina delle conseguenze importanti. Basta pensare che l'anno scorso, dove c'è stato un calo delle vaccinazioni legate, come sappiamo, a quelli che sono stati i problemi legati anche ai vaccini, noi abbiamo avuto nella nostra regione 169 casi gravi, grave vuol dire ricoveri anche in rianimazione, contro i 25 dell'anno precedente, del 2014, dove le vaccinazioni sono state fatte e quindi avevamo avuto una copertura maggiore. Abbiamo avuto 69 morti rispetto ai 5 del 2014. Questo per dire che in effetti, rispetto a questi numeri, solamente 34 persone erano state vaccinate, tutto il resto erano persone che comunque non hanno fatto il vaccino. Ecco che allora l'importanza per noi della campagna vaccinale è fondamentale. È fondamentale perché deve entrare nella cultura non solo delle persone, ma anche degli operatori e soprattutto nella cultura che il vaccino può aiutare noi stessi a non prendere l'influenza, ma anche è un aspetto etico, morale nei confronti della comunità, perché se siamo vaccinati non trasmettiamo il virus ad altre persone che possono essere di fianco a noi. L'invito che mi sento di dare è davvero di aderire alla campagna vaccinale per l'influenza, tenendo conto che accanto al vaccino poi ci sono delle altre misure di prevenzione che noi stimoliamo, che sono quelle dei contatti, del lavaggio delle mani, cioè tutto quello che è prevenzione anche personale per cercare di evitare di diffondere il contagio. L'importante è essere consapevoli che l'influenza di per sé è una patologia che si può risolvere stando a letto, curandosi per qualche giorno, però non va sottovalutata soprattutto in quelle che sono le persone a rischio, quindi le persone anziane con patologie croniche come lo scompenso cardiaco, l'insufficienza renale, il diabete, persone che comunque sono a forte rischio di contrarre l'influenza e soprattutto le complicanze che l'influenza può dare in persone che di per sé sono fragili. Questo vale per gli adulti, vale per gli anziani, ma vale anche per i bambini. Ecco. Avevamo 20 anni. Adesso ascoltiamo l'onorevole Patrizia Maestri che ci parlerà della questione opzione donna e della questione esodati. Parliamo di opzione donna, una legge del 2004 dell'allora governo Berlusconi che consentiva in maniera sperimentale fino al 2015 di accedere alla pensione per le donne che compivano gli anni entro 2015 57 anni di età e 35 anni di contributi. Due circolari dell'INPS del 2012 hanno bloccato questa sperimentazione. Oggi in legge di stabilità, dopo una grande e lunga protesta di tantissime parlamentari e parlamentari, legge di stabilità si prevede che queste due circolari siano appunto sbloccate, quindi c'è la possibilità di accedere, salvo che questo vale solamente per coloro che compiono gli anni entro il 30 settembre del 2015. Quindi stiamo già preparando, sono già stati depositati emendamenti sulla legge di stabilità per appunto sbloccare questo vincolo e consentire quindi a tutte le donne che compiono gli anni entro il 31 dicembre del 2015 di accedere. Voglio ricordare che questa possibilità per le donne è comunque penalizzante dal punto di vista della loro pensione, perché col sistema contributivo hanno una riduzione del 30%, ma è importante per poter consentire a molte donne che hanno perso il lavoro o che hanno problemi di vario tipo di poter andare in pensione. Quindi noi continueremo a lavorare per fare in modo che quelle donne che compiono gli anni con quei criteri possano accedervi.
Per quanto riguarda gli esodati, ad oggi sono circa 170.000 gli esodati delle 6 salvaguardie che abbiamo portato avanti in Commissione Lavoro. È già in corso la 7ª salvaguardia, sempre in legge di stabilità si prevede che ci sia la copertura per circa 30.000 lavoratori, appunto esodati, ma sono pochi, nel senso che l'INPS ci dice che sono circa 50.000, quindi anche in questo caso noi faremo, li abbiamo già preparati, emendamenti per consentire di dare copertura a tutti questi lavoratori che si sono trovati senza stipendio e senza pensione. Quindi un cantiere aperto per la Previdenza che vedrà nel 2016 anche un grande lavoro per la flessibilità in uscita. Credo che sia urgente e importante appunto modificare la manovra Fornero, manovra economica, proprio perché oggi per dare risposta a tutti questi lavoratori, specialmente che svolgono appunto lavori faticosi, di poter accedervi prima, la nostra proposta che è frutto di un grande lavoro, anche questa della nostra commissione, prevede che si possa uscire a 62 anni con una penalizzazione del 2% per ogni anno. Questo consentirebbe anche a molti giovani lavoratori, a molti giovani di poter entrare nel mondo del lavoro e poter ridurre la disoccupazione. Quindi un cantiere Previdenza aperto su cui continuerò anche personalmente a impegnarmi per i prossimi mesi. Avevamo 20 anni. Ed ora per lo spazio memoria intervistiamo Franco Bolsi. Franco, assieme ad altri 4 sappisti, cioè partecipanti alla resistenza nella città, svolse un ruolo importantissimo. Proprio per il lavoro che facevano all'interno della Timo, riuscivano ad intercettare le comunicazioni che il comando nazista, insediato proprio dentro alla sede della Timo, faceva. Quindi le passava poi alla resistenza. Era molto rischioso questo lavoro che hanno fatto. Diversi di loro vennero catturati e morirono, come il caso di Longhi e Anselmo. Però lui ci tiene a tenere viva questa storia, perché questa è la storia della nostra città. Ci sono dei martiri, sono i ribelli della Timo. Ci sono persone che sono morte nei campi di Dachau e che erano suoi colleghi di lavoro. Quindi ancora una volta il lavoro dentro la resistenza di Parma. C'erano delle squadre di, che chiamavano le ronde dei fascisti di allora, che giravano per la città e spadroneggiavano, facevano dei gesti anche un po' che davano fastidio. Io mi ricordo di uno, mi ricordo ancora il nome perché ci ho lavorato dove aveva l'ufficio lui, questo qui, questa persona, e mi ricordo ancora di un giorno che eravamo una compagnia di amici giovanotti di allora, che c'era mica tanto divertimento, andavamo lì in via Mameli al bar Patria, c'era la sala del biliardo e poi c'era il calcio balilla. Le racconto queste cose perché erano le uniche distrazioni che si potevano avere. E mentre un giorno sono entrato dentro il bar, avevo messo da parte un po' di soldi di lavoro straordinario che facevo già da allora, mi ero comprato un bel cappello che allora erano di moda, con la tesa larga. Sono entrato dentro il bar e mentre stavo osservando i miei amici che giocavano a biliardo, è entrato una di queste ronde, dentro erano in 3, dentro c'era quel personaggio lì di cui ricordo il nome, si chiamava Rabaglia, che non lui personalmente, ma uno dei suoi, di quei 3 lì, come sono entrato, ha visto che avevo il cappello in testa, con la stecca del biliardo mi ha dato una botta in testa, ma quello che mi ha fatto più male è che
il cappello che è finito dentro il tavolo lì dove si gioca a biliardo, con la stecca l'hanno messo dentro una buca, il mio cappello, tutto che era nuovo, per dire i gesti che facevano questi personaggi. È stata tutta una serie di fatti che mi hanno indotto a partecipare, prima in forma molto lieve, così, delle riunioni alle quali partecipava anche Giordano Covestro, che era già uno, come si può dire, era già uno che era, partecipava anche lui, ma in modo molto più accentuato che non il nostro. E abbiamo cominciato a andare alla sera con il carbone a scrivere sui muri, abbasso il duce e tutte quelle cose lì, insomma. E da lì abbiamo cominciato a organizzarci un po' di più. Poi siamo passati da questa forma lieve di proteste contro il fascismo, siamo passati a delle azioni, diciamo, più marcate, come quella di fare il sabotaggio alle linee telefoniche, che io conoscevo bene perché ci lavoravo per conto dei tedeschi che erano già presenti in città. Ecco, questo, da quel momento abbiamo cominciato a fare gesti che potevano mettere in pericolo la nostra vita, perché andare a interrompere le linee telefoniche che allora viaggiavano sulle palificazioni lungo la via Emilia, c'erano le linee che da Parma davano Piacenza, Milano, o dalla parte opposta Bologna, e allora andarle di notte, andare a interrompere questi collegamenti, erano gesti che, se venivano scoperti, morale della favola, di giorno io lavoravo dipendente della Timo di allora, ma eravamo praticamente alle dipendenze di un gruppo tedesco che sarebbero stati il genio militare delle telecomunicazioni, ma erano gente che di telefoni non ne sapevano niente. Eravamo noi giovani che avevamo fatto un corso, avevamo già alle spalle la scuola, avevamo studiato elettrotecnica, poi abbiamo fatto un corso appena assunti dalla Timo di telefonia, e eravamo praticamente dei ragazzi, perché a 18 anni di fronte a quasi tutta il personale della Timo, il personale esterno della Timo, e ne sappiamo pochi. I guardafili, per esempio, venivano dal telegrafo, ma di telefoni non ne sapevano niente, e i tedeschi anche loro non ne sapevano. Eravamo noi giovani del Dotan, che erano quelli che ne sapevamo di più in fatto di telefonia, della Timo di allora, oltre che ai sabotaggi di notte che facevamo. Avevamo cominciato a fare delle azioni militari, nel vero senso della parola. Ecco, dopo è successo che uno del nostro gruppo, quel torinese lì, Anselmi, che frequentava il posto pubblico che c'era in piazza Garibaldi, dove c'erano le cabine telefoniche, e che in quel periodo il telefono non era tanto diffuso, e uno, se voleva telefonare per esempio
a, non so, a Fidenza o a Milano, o doveva andare lì in piazza Garibaldi, c'erano delle telefoniste che ricevevano la richiesta e poi le passavano alla nostra centrale e da lì mettevano in comunicazione le persone, dicevano andate nella cabina 2, andate nella cabina 3 e parlavano. Questo Anselmi faceva un po', c'erano due telefoniste in particolare, giovani, abbastanza, diciamo, belle, le corteggiava un po', insomma, faceva un po' il cascamorto e si era confidato con due di queste telefoniste. Loro hanno fatto il nome di quell'Anselmi lì. E l'Anselmi sono andati a prendere, credo fosse un sabato, l'hanno preso e lui ha fatto tutti i nostri nomi. E hanno ancora arrestato Longhi, hanno arrestato Corsini, sono venuti a casa mia, mi hanno preso e mi hanno portato lì nelle cantine del Palazzo Rolli. Ho avuto modo di conoscere, di provare cosa significa la mancanza di libertà, di potersi esprimere o confrontarsi, anche se si hanno idee diverse. Allora c'era, non c'era questa, in tanti posti c'era scritto, qui non si parla di politica, si lavora, cioè non si poteva, bisognava sempre essere d'accordo, entusiasti di quello che veniva fatto e detto dal fascismo. Adesso i giovani di adesso del fascismo conoscono poco o niente, non sanno cosa vuol dire non potersi esprimere per quello che si sente, per quello che si può immaginare, non lo sanno. Io quando vedo che ci sono queste riunioni, non so, che con i cantanti ci sono migliaia di persone che vanno là, che partecipano a queste feste, e li riconosco che è un bel lavoro, che si debbano divertire i giovani, però secondo me la buona parte di questi giovani non si interessano né del sindacato né della politica né di niente, lasciano andare le cose secondo me che vanno male, in mano a questa gente che è vero che sono stati eletti attraverso il voto democraticamente, ma è gente che una buona parte sono indagati, rubano, ne fanno di tutti i colori e se non si mette in moto un movimento che possa impedire queste cose, le cose andranno male. Avevamo 20 anni e oltre il ponte che in mano nemica, vedevam l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte.